combattere lo spopolamento dei centri montani e sostenere i comuni colpiti da eventi catastrofici. Abruzzo dal vivo fa tappa a Capitignano con il concerto del cantautore e scrittore Mario Castelnuovo. Io mi ricordo l'Aquila è il singolo che dà il nome al concerto e che nasce dalla volontà di non dimenticare tutti quei centri dell'interno di cui l'Aquila è un po' la metafora. Noi purtroppo a Capitignano, anche rispetto ad altri comuni abruzzesi, abbiamo un problema in più, che sono le faglie attive e capaci. Ne abbiamo molte, le stanno studiando, l'università le sta studiando e ci auguriamo che a breve, nel giro di qualche mese, sia definito il tutto e sapere come e dove possiamo ricostruire, perché noi abbiamo molti immobili inagibili. Questa è una grossa difficoltà che non permette alle persone native e originali di Capitignano di tornare quassù, perché hanno le case inagibili e vorremmo come prima cosa risistemare l'abitazione e poi riprendere un attimo la vita sociale, cercare di incentivare anche i giovani a rimanere e non ad andare via. Noi siamo felici questa sera di ospitare un artista così importante come Mario Castelnuovo. Questo forse speriamo, ci auguriamo che sia un'attrattiva per le persone, anche perché diciamo voi adesso state intervistando me, quindi andrà sulla rete anche regionale e penso, mi auguro che le persone vengano e si innamorino di Capitignano vedendolo in televisione. Io penso che tutti questi paesi, non soltanto dell'Abruzzo, ma tutti i paesi italiani che si stanno spopolando, dovremmo stare attenti a questo dissanguamento, perché all'interno dei nostri paesi, di tutti i paesi italiani, si nasconde non soltanto la nostra storia, ma anche la nostra memoria. E quindi i ragazzini soprattutto dovrebbero esserne a conoscenza. E se rimangono ruderi, la memoria va via e questi ragazzi crescono senza una cosa estremamente importante per la loro vita. Io all'interno proprio di questa canzone, io mi ricordo L'Aquila, spesso ricordo una famosa canzone tradizionale abruzzese che mi sembrava giusto ricordare. Poi io non ho alcuna radice abruzzese, ma ho sposato una donna abruzzese, quindi i miei amici sono tanti miei amici sono abruzzesi, per cui conosco bene questa terra. Forse è solo un sogno, io mi ricordo L'Aquila.